Buon pomeriggio a tutti. Buon sabato. Ciao Gigi. E buon weekend. Buon weekend. Tetto di questo posto. Tetto di questo posto. Ah, mannaggia. Siamo volume. Siamo in radio. Ma ok. Check. Come sto? Un pochino meglio, Gigi. Un pochino meglio. Buongiorno, dove sei? In giro a frugare. Dammi un attimo, arrivo. Un sacco di gente anche qua. No, un pochino meglio. Respiro. Respiro un po', non tantissimo, però. Come siamo messi? Non bene. Non benissimo. Ehi. Penso che non salutano. Oi? Tutto Ehi, come stai? bene, Bene, dai, mi sono un attimo svegliata. Tutto a posto allora? Come state? tu? Beh sì, tutto bene, non ci possiamo lamentare. Ok, sono contenta che state bene. Dai, tutto a posto, che mi racconti? Niente di che. Niente di che. Stiamo in giro. Boh, non so se tornare di là. Sembra che si sia svuotata la spiaggia. Sì, come ho capito, più nessuno può andare lì. Cioè, da Quindi, stasera in boh. poi, in teoria, no. Da stasera in poi non possiamo starci più? Sì, si va sulla nuova zona. Che culo. Molto. Non mi piace proprio sto posto. Mentre anche questo sarà, cambierà. Vabbè. Vabbè, va bene. Boh, Salutami gli altri quando li vedi, va ok? bene. Ok. Ciao, 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 ciao. Ciao ciao. Ce la faccio ad aprirlo l'armadietto? Sì, ce l'ho fatta. Andiamo dietro del cibo. Dobbiamo capire che vogliamo fare. Che se dobbiamo andare anche solo in miniera. Buono. Vengo. Buongiorno. Vieni, vieni. Salve. Buongiorno. Il banco sul terreno vola ancora, adesso ci guardiamo. Ok. Chi sono? Posso? Ok. Io stavo raccogliendo. Sì, ho beccato K, dice che in teoria da domani non potremmo più andare lì alla spiaggia. Perché no? Ma non lo so, non l'ho capito. Solo che non dovrebbe difenderla quel tizio laggiù, la spiaggia. In teoria. In teoria, e quindi perché l'ha abbandonata? Sono in intenzione di andarglielo a chiedere. Buongiorno.
Buongiorno, mi dia solo un secondo, arrivo subito. Certo. Bisogna un attimo. Non voglio nemmeno star lì addosso. Oh, riusciamo a tenere 80 fps qua, ora come ora. Però il... No, il banco sembra sul terreno, Gigi. Il banco sembra essere sul terreno. Sei svegliata col pepe? No. Era... Venga, signorina. Dica. Scusi. Di cosa ha bisogno? Aveva bisogno lei. Volevo capire una cosa. Non... Okay. Lei, a lei non era stata affidata la zona sulla spiaggia? Sì, ma odio sporcarmi le scarpe di fango. Fango? Ok. Ma quindi quella zona mi diceva qualcuno che è da abbandonare del tutto? Sarebbe meglio, visto che non è più sicura. Ok. Solo che io ho un dubbio enorme. Visto che io sono rimasta lì soprattutto per timore della voce che ci ha detto di rimanere lì, ok? Perché okay. Qualche giorno dopo quella stessa voce si è... Credo che sia la stessa, si sia contraddetta dicendo di andarcene? Non lo so. Chiedi alla voce, perché se stai facendo queste domande a me? Perché è stata affidata a lei quella zona. Sì, almeno. Ma... Non saprei a chi chiedere. A me non importa. Ok, quindi ora così dal bello e buono dobbiamo lasciare quello per cui... Non ti ho detto di farlo. Sei tu che sei venuta a chiedermi se farlo o no. No, non le ho detto se farlo o meno. Le ho solo detto se quella zona è ancora sicura da poterci stare oppure no. La zona non è più sicura da quando se ne sono andati... Non è più sicura da qualora se ne sono andati i militari. Ok. Io i consigli ve li ho dati. Siete voi che dovete prendere e andarvene o rimanere lì. La scelta è vostra. Va bene, non lo so. Io questo posto lo sopporto poco, non so perché mi... È strano, è troppo perfetto. Probabile. La spiaggia aveva il suo fascino, probabilmente perché sono cresciuta sempre in città e quindi riuscivo a vederci qualcosa di più bello del semplice. Nessuno le impedisce di stare lì, ma sono sempre comunque una scelta sua. Ok, va bene. Si figuri. Grazie, gentilissimo. Si figuri, arrivederci. Arrivederci. Hai tolto il pepe? Sì, sì. Ok. Dai. Alla fine ha detto che uno non deve andare. Dove mi porti?
Dove ero rimasto a fare cassonetti? Dai. Comunque non ho avuto nessuna risposta praticamente. Ti aspettavi anche delle risposte? Qualcosa. Non avrebbe fatto schifo. Questi tizi non dicono niente. Possibile che lo reputi il meno strambo tra gli strambi? Non lo so. O semplicemente mi ispira di più perché gli piace stare da solo. Basta dirlo se vuoi stare da solo. No, non per quello. Beh, non sta da solo, c'è almeno una persona con sé da gira in coppia, questo pure è vero. Micio. Comunque il lupo blu di Mariano è troppo figo. Lupo non ludo. Mi devo prendere un caffè perché sennò devo chiudere gli occhi. Ok, vai vai. Sì, a me è comparso il cappellino. Esatto. Gente. Arrivo. Raga, devo capire questa cosa qui. Datemi un attimo perché
Aspetto che se io non so più. Eh sì, nuovo 75 HP. Aspettate allora che... Ok, Discord è mutato. Arrivo. Non devo... Ok, passo qua. Arrivo! Ok, ho detto che me li fa risolvere al volo. Ok, dovrebbero risolvere a breve. Occhio. Aspetta che devo rispondere. Scusami! Scusami, ho sbagliato. Giuro, non volevo. Risolto, risolto. Shimei è stato tanto carino, mi ha portato una cedrata.
Quelle scatole, una per una. Questa. Addirittura. Ok, grazie. Occhio, che sento camminare. Esatto. Grazie. Deve fare tutti quelli sopra ancora. Ok, quelli sopra. Che senso quelli sopra? Odio il rumore delle... In che senso quelli sopra? Questi, tutti in su. Io questi li ho già fatti tutti, mentre tu stavi facendo, quindi... Occhio. E prendo te, non lo so com'è possibile. Scusami. Io una mira, guarda. Mamma mia. Mannaggia la miseria. Io non lo so, cioè... Dà la colpa a me, capito? Cioè, adesso ho deciso che non devo trovare niente più. Cerca altrove. Ah no, qualcosa c'è. Questi no. Non lo so. Devo sempre sentir dire cose. Devo sempre sentir dire cose. Signora, grazie. Ce ne sono altre qui, perché sennò li ho fatti. Signora. Da voi, signora. Parecchio infestata sta zona. Vabbè. Ok, le spalle. Mo doveva arrivare quest'altra. So io. Qui ho cercato, c'era qualcos'altro? Ok,
Allora. No, non penso. Questo posto l'abbiamo fatto. Mi è arrivata alle spalle la signora, cioè. Torniamo giù. Sì. 11. 14. Buono. La signora qui l'abbiamo abbandonata, nessuno se l'è cagata. Aspetta. Ho sentito proprio l'osso rompersi. Non so voi, ma proprio se ho avuto la sensazione dell'osso rompersi. E te pareva. Non male di più, cioè oggi si è proprio sentito l'osso rompersi, non lo so, mi ha dato questa sensazione. Qua potresti portar bene. No, scappare. Guardalo che corre. Allora, mi fermo un attimo qua e lascio sta roba. Non ci sono più scatole, ce n'è una. Ho già cercato qui, niente. Ho deciso che qua non mi fa cercare più. Qua sì.
segnato con delle Z. Troppi. È crashato? Può essere perché... No, ok, è lì. Alle spalle. Ho dato un pugno. Cosa mi ha presa? L'ho preso te? Non ci credo. Ho preso te davvero? Che palle. Wireless, sì, esatto. Mi ha fatto prendere lui, non l'ho capito, perché io ero convinta di aver preso lo Z. Non stiamo trovando nulla più. Tanto male. Ce l'abbiamo fatti, mo. Va bene. Oh, buono. Anche perché questi ancora non sappiamo a che servono. Poi dovremmo poterci fare almeno delle bende. C'è una roba base. Cioè... senza dover aspettare per forza un medico, perché sennò siamo nella merda io e lui al momento. Merda.
so. Questo, questo e questo. Questi li mettiamo qua sotto. Andiamo via. In silenzio. Vabbè. Ti muovo. Vabbè, pazienza. Sta venendo buio. Spensa la testata da 1 a 100. 1000. Non posso portare questi oggetti. Pietra. E poi me l'ha smollata un'altra dopo? Aspettate che... Pietra again. Adesso siamo proprio sotto il 50%. Credo di non riuscire a portare nient'altro. Abbastanza. Io ho lo zaino pieno. Ok, finisco il mio. Wow. Che carino, posso pettarlo? Non lo fa pettare. Mau. Ciao, Mau. Ma stava urlando. Anche burrando, è carino. E questo ancora qua. Dai, andiamo. Tanto sicuro che non posso raccoglierci nulla. Dai, si alzi. Tu, si alzi, si alzi.
Cinquina. Ti immagini? Io tra l'altro non ho capito dove cazzo siamo. Ok, non siamo distantissimi. E ho ottenuto solo tessuto. Ho ottenuto solo del tessuto, le ossa, nastro e rottami, insieme al legno, perché per il resto ho lasciato tutto. Oh, 24 di tessuto, 25 rottami, 16 di legno, 18 di nastro, 10 ossa e un campione. Ah, è vero, anche io quello ce l'ho. Li sto mettendo da parte perché non ho capito a cosa servo. No, neanche io. Possiamo tornare. Ti seguo. E tra l'altro di qua invece ho un miciotto russacchiotto. Andiamo a fare un giro in miniera. Ma dovevo andare sul lettino. Mi lo dici? Per 4, quindi 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Un campione, hai ragione. Anche io ho preso diversi colpi. Ma grazie per il follow, lui sa chi. Grazie per il follow, lui sa chi. Sinceramente, potevi prenderti un altro nick probabilmente. Servo. Salve, signorina. Salve. Lei per caso è un medico? No, sono un'esploratrice. Ah, ok, quindi magari mi può comunque aiutare. Di cosa hai bisogno? Per caso, nelle sue esplorazioni, ha per caso trovato della salvia e della menta? Non ne ho la più pallida idea. Mannaggia.
Sapevo dei ragazzi che potevano saperne qualcosa di più. Ok. Ma non li vedo. Mi aspetta un attimo qui. Arrivo. Va bene. Grazie. Posso? Sì, sì, poi vuoi. Scar, una domanda. Tu sai della salvia della menta? Al momento no. Appena so qualcosa ti faccio sapere, va bene? Va bene, grazie, gentilissimo. Niente, figurati. No, pensavo di saperlo da un amico, ma niente. Nulla. Nulla. Non vedo nemmeno i ragazzi che pensavo. Sono dei fratelli, sono più o meno tutti uguali. È Immers, credo che si chiamino. Si nome fanno non notare. È promettente, comunque. Però si fanno notare. Non li vedo in notare giro. Notare tanto? Mi spiace. Abbastanza, sì. No, non li vedo. Ho già capito il tipo, va. Ok. Mannaggia. Però loro, quello che ho capito, non ne sono sicura, dovrebbero saperne qualcosa di più. Va bene. Grazie per l'informazione, signorina. Si figuri. Buon proseguimento. Anche a voi, salve. Arrivo, vado a prendere dell'altra roba. Questo e soprattutto delle sigarette. Tesoro, allora andiamo in miniera? Ti va? Stavo aspettando te, non ti vedevo più. Ok, mi faccio i picconi, arrivo. Io devo... Devi? Allora, facciamo prima un salto alla spiaggia. Ok. Tanto poi da lì tiriamo dritti e via. Ok, che dici? Posso fare i picconi? Come vuoi, o li fai qui o li fai lì. Anch'io guarda, tanto li devo fare. Va bene, allora andiamo di là. Cioè, più che altro è che ho paura che di là non ci sia nulla, visto quello che sto sentendo. Salve. Allora, falli qua. Salve. Qualcuno di voi per caso è un armaiolo? Che ti serve? O qualcuno di voi per caso è un armaiolo? Sì, ma che ti serve? La pistola. No, niente. Prova a chiedere a quei ragazzi che ci sono vicino all'ingresso. Ok, grazie. Forse dei ragazzi vicino all'ingresso, quello che parlava con Scar aveva gli occhi gialli, cioè erano luminosi. Vabbè, ormai, cioè dici no, cioè che cazzo, abbiamo una pantera, cioè una tigre malaiana che gira tranquilla. No, il discorso è che gli occhi luminosi o il cambio di colore degli occhi, a quanto dicevano, non è dovuto all'utilizzo di quegli anelli strambi. Non lo so. Sì, sei sicuro? Hanno detto che ti consuma l'anima e cambia il colore degli occhi. Ecco, allora il secondo passaggio me l'ero perso. Dai, dimmi Gigi, voglio sapere. Dai, facciamo sti picconi. Mi devi dare un attimo però. Sì, io vado a fare picconi, arrivo. Sì, non è più fluttuante il banco. Uno, due, tre e quattro. Dite che quattro bastano? Quasi quasi ne facciamo un altro. Tanto le sigarette me le sono portate. Appropriazione eclettica.
Che cazzo significa prorazione eclettica? Stendevano la gente e le rubavano? E rubavano le bici? Senza le mani. Ma trovo dello schifo. Sapete dove trovare della menta? Che cazzo. Grazie. Niente. Sono qua. Cerco qualche cestino nel frattempo. Magari no, ma diciamo che sanno fare business fantasioso, veloce di mano, però poi la cedevano con scambi vantaggiosi per gli acquirenti, se ci pensi. Sì, sì, alla fine lo scambio era vantaggioso. Molto utile, grazie. Sa che non c'era. Non c'era, non si deve arrabbiare. Scusi. Diga. Stavo parlando col mio amico lì vicino al bidone. Eh sì, ma è un po' assente. Sì. Un po' tanto. Sì, deve scusare. Potrebbero usarlo come attaccapanni, talmente assente. Mi deve scusare, erano attimo i suoi pensieri. Ti va una fetta di carne bella calda? Volentieri. Volentieri. Ecco, perfetto. Ok, tempo che si cuociano al fuoco. Sì, sì, va bene. Vado a lasciare niente, no, solo del legno posso andare a lasciare perché il resto è dello schifo. Scusami, qua che hanno lasciato qua in mezzo? E poi... Ah, e beh, allora, guarda, vi lascio anche altra roba. Adesso aspettiamo un attimo. Anzi, vado a fare la pipì, ne approfitto. Arrivo. Ci sono più o meno. Magari era privata, no? Ah, ok. No, sto bene, grazie.
cambio, adesso è lui che è andato via? Adesso è lui che si è spostato? O ha fatto puff? Fox? Ha fatto puff? Ah, si è spostato. Ah, è lì forse. Però poca acqua. Fammi recuperare dell'acqua. Io ci sono. Anch'io. Eccomi. Spiaggia prima. Andiamo diretti a sto punto. È qua che c'è il tequila, sì. Diversa gente in moto già.
Posso dire che non mi ricordo mai di aver visto la mappa così luminosa. Nemmeno scorso wipe su Rivia. E se ci sono almeno 140 con ingegnere a livelli alti? Sì, no, ma infatti quello non lo metto in dubbio. Anche se non mi sembrano delle gargoyle. Mi piace che ogni tanto la strada sia comunque anche dissestata, cioè che proprio sia rotta anche. Quella è la salita posteriore della diga? Sì, no? Sì, che qua c'è la diga. Vuoi girare per la spiaggia? No, andiamo, andiamo. Quanti picconi ti sei portato? Io solo 5, non sapendo. Sì, credo che sia il termine corretto, Gigi. No, no, è giusto, Gigi. Non ti devi scusare di cosa? Direi di tagliare. Mai. Siamo arrivati, stavo facendo il giro dell'oca, ci stavo facendo fare. Oh, un corvo. Vabbè, che quando io ho sentito che aveva fatto 24 piccoli mi si stava un po' la terra. Che devo dire? Va bene! Cioè, manca, cioè. Esagerato.
Sono Zeta, no, ok. Cominciamo a cercare roba, vediamo. Ho visto un altro diamante, ma ci so, cioè non l'ho vista. Sapete che di solito le faccio schisce. Comunque, vi ricordate che ieri avevo problemi col jack? Oggi sembra che sia risolto di nuovo il problema. Io non lo so. Io, prima di startare live, ho detto, vabbè, fammi controllare che sia tutto a posto. Mi allontano poco poco, casomai arriva qualcuno. Ciao Antonio, grazie per il follow, benvenuto. Accomodati. Ting 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 ting. E del rame. Avevamo raccolto del rame, non mi era sembrato di averlo visto. No, non avevamo ancora raccolto del rame, pochissimo. Aspetta che... No, io impazzisco. Almeno un minimo a far finire sto piccone. E poi fumiamo di nuovo. Oddio, che cazzo è sto rumore? Sono sempre i rumori ambientali. Sono sempre i rumori ambientali. Che paura. Finiti, vero? Sì. E
riesco a prenderlo al volo? Sì. Buono. C'è qualcun altro vicino? Perché credo di non averne mai preso uno al volo così. Se ha bisogno, lì dietro è libero. Come? Se ha bisogno di scavare, lì dietro, dall'altra parte è libero. Non lo so, non sono mai venuto. È la prima volta che vengo qua. Ok, venga allora, le faccio vedere. Grazie. Si mette lì davanti. Qua? Lì davanti, sì. Guardi... Vada di occhietto. Ok, grazie mille. Si figuri. Gentilissimo. Si figuri. E che ci servono anche le piume, capito? Prima o poi dovremmo iniziare a farle. Una piuma sola, vabbè. Non sono impazzita, eh. Ho visto, stai sparando con gli uccelli. Che prima o poi per avere delle frecce servono le piume, quindi tanto stare a far niente. Più che un arco, appunto, un'arma decente. Sì, immagino, ma anche un arco per cacciare sarebbe ottimo. Che la pistola per cacciare non va bene. Sì, fa troppo bordello però. Vai Gigi, vai tranquillo. Non arco, balestre, ho visto balestre in giro. Pensavo di restarci di più, ma ho già finito i picconi, quindi grazie dell'aiuto. Figurati, ciao. Salve.
Non saprei dove cadere, però se... Non credo mai, mai, poi mai di riuscire a prenderlo questo. No. Sulla mia testa, esattamente sulla mia testa, non riesco a prenderlo. No, troppo. Sì, evitiamo di sprecare chiodi. Io ci sono. Andiamo. Prova la spiaggia com'è? Se vuoi. Avevo un sacco di uccelli, ne avevo tanti. Guardavo se ci fosse il puma. Bentornato, Gigi. Guarda che qua, come zona di caccia, questa è sempre ottima. Ci mettiamo un po' ad arrivare. Ci mettiamo un po'. Ancora. Vedo che per molto tempo andremo in giro in bici. Proprio tanto.
perché mettere su un gruppo non è facile. Non è per niente facile. Dio, che paura. Sei. Sono dietro di te. Lascio questo e questa. Sta roba. Allora, quanti ne abbiamo? Un po'. Zolfo anche. Ma il sacchetto di zolfo non l'avevo mai visto, guarda. Non ci avevo mai fatto caso. Vabbè, poi lingotti sono lingotti, cioè. Non ci avevo mai fatto caso. Sacchetto di zolfo non 11. Non arriveremo oltre. Possiamo fare della carta. Il sacchettino così non l'avevo proprio mai visto, cioè non ci avevo proprio fatto caso. Perché per il resto giustamente sono delle, cioè sono dei lingotti. Non è che ci può essere niente di... E niente, abbiamo fatto un livello, forse due. Per arrivare a 20. Aspetta, questo manco me l'ha dato il livello. Due livelli abbiamo fatto. E non credo riusciremo a farne di più. Riusciamo a fare altri 4. No, 2. 1, 2, 1 e 2. Riesco a farmi altri 2 picconi. Vuoi girare un attimo qui all'FB?
Non ho capito, scusa. Vuoi fare un giro all'FB? Sì, sì, mi dai un secondo, vado prima ai lettini. Sì, ci mancherebbe, fai. Allora, fammi vedere un attimo. Per esempio, quel piccolo non mi ha dato niente. Questo invece sì. Boh, vabbè. Hai fame? Dovrò anche mangiare tra poco. Salve. Parla con me. Stava parlando con me. Salve. Non ero io. Oh, scusi, mi sono sentito urlare nelle qualcuno orecchie. Qualcuno ha bisogno di picconi avanzati? Mi sa che quello là. Sì, mi sa proprio di sì. Ok. Sì, ne ho un po'. Chi ha chiesto i picconi avanzati? Mi faccio indovinare. L'attendo lì, eh? Sì, arrivo. Porti chi è interessato che poi devo andare dall'altra parte. Come si è messa il cibo? Ora ho mangiato un po'. Mi senti? Sì, che ti sento. Ok, ora ho mangiato un po'. Non mi ricordo quanta roba ho ancora. E c'è un tizio che credo faccia dei picconi avanzati, non so. Vogliamo provare a chiedere? Dipende che cosa vuole, non abbiamo rottami attualmente. Vado a vedere come si è messo a cibo. Anch'io devo controllare che devo mangiare. Niente, raga, è stata una fregatura. Dimmi quando ci sei che te lo do. Vai. Ok, vai. Ne ho 4. Ne prendiamo uno e ci dividiamo il tutto. Ho 4 carni. No, è quella che abbiamo fatto ieri, quindi sono a posto. Ok, chiediamo cosa vuole. Io vado a cucinare intanto, se vuoi vai, chiedi. Sì. A lei, signorina, quindi? Ok. Da 4 diamanti piccone, piccone avanzati. Signore. Sì, il signore scambia piccone avanzati. Grazie mille. Piccone avanzati. Cioè, 4 bene. Diamanti. 4 diamanti grezzi. Non è un po' tanto. In realtà no, perché quel piccone avanzato ti dura molto tempo. E... l'ho costruito uno una volta. Forse non sono buoni come i miei. Salve. Salve. Hai sentito? Sì, sì. Io credo che mi accontenterò di questi rudimentali. Tu ancora non li sai fare, vero? Mi faccia sapere, signorina. No, ma questi sono ancora diversi, mi sa. Poi ci sono quelli in ferro e quelli avanzati. Ah, ok. No, in realtà va bene, signore. Ma 4 diamanti grezzi, urca. Eh,
vado a lasciare questi e andiamo un po' a farci un giro alle paesi, okay. Se vuoi. Ok. Mi trovi quasi sempre. Devo spostare qua. Scusi, prima chi sono? Quale signore di? Sta cavolo! Sono uno, vediamo. Anche ai ragazzi dell'università e provare a, come posso dire, allenarti contro altre persone. Io mi godo lo spettacolo e chi vince, vince dei diamanti. Lui va scalzo. Si vuole allenare contro di me, signore? Quando vuole. No, in realtà non funziona così, le altre persone le porto io. Altrimenti. Ok. Ho sentito che c'è un porto persone allenate, altrimenti potrei perdere i diamanti, ragazzi. Non funziona così. È giusto, è giusto. Ma se combatto a pugni? Certo, senza armi. In realtà potrei sfidare anche me stesso. Ok, possiamo andare. Andiamo. Sì, ma se perdi devi pagare i diamanti. Oh, il riflesso del che sta entrando dalla porta finestra negli occhi. Un minimo da fastidio, soprattutto perché adesso è tutto buio. Facciamo con le bottiglie vuote. Aspetta che mi sono dimenticata due sacchetti qua. Cerca altrove, facciamo una ricerca altrove. Au. Niente. Figlio vuoto.
Male. Va bene. Adesso l'ho preso. Fammi iniziare a lasciare qualcosa che non serve, perché sennò... Giro, giro, tondo. Casca il mondo. Alla ricerca di rottami. Per imparare a fare qualcosa di diverso, perché cioè... sia. È pericolosissimo cercare cestini, mamma mia. È vero che sono pure rottami e ti tagli in caso, però minchia. È vero, dobbiamo arrivarci dall'alto. Ai. Del 5. Sono sciolti questi bidoni. Mamma mia, Nornar, per guardarti mi è entrato il sole negli occhi. No, infatti non... Vizioso! Quanto sei silenzioso oggi? Sono concentrato a cercare. Occhio.
Dai, raccontami qualcosa. Mi risponde, sei tu la che chiacchiera? Raccontare? No, non perdo tempo, devo concentrarmi, devo trovare roba. Palle. Che palle. Lo so, è palloso, ma bisogna farlo. Sì, ma possiamo alleggerirlo. Se vogliamo campare così. Sì, ma mentre cerchiamo si potrebbe parlare. Io riesco a fare una cosa alla volta. Va bene. E palle. Solo cibo avariato adesso? Oh, mannaggia, raga, che mi raccontate nel frattempo? Dai, raccontatemi qualcosa. Che vi leggo. E se no, mo impazzisco. Purtroppo vi dovete beccare un po' di farming. Un po' tanto. Un po' tanto. E poche chiacchiere. C'era una volta una galassia lontana, lontana. A quanto pare siamo in uno spazio-tempo differente. Il mio diner. Aspetta che... Occhio, ne sta arrivando un altro. Questo, questo e questo. Però 26... 26 rottami non fanno schifo. E citavi Star Wars? Sì, sì, quello sì, l'avevo capito. Lo so che ci davi Star Wars. Sono una fan di Star Wars. Ho comprato le tazzine da caffè con Leia che dice I love you e Han che risponde I know. Sono le tazzine mie di Edici May. Alle mie spalle ho un poster grande quanto la porta di Han e la carbonite.
Quindi, per farti capire quanto abbastanza... La... Cos'è? Il... Alexa l'abbiamo chiamata... Aspetta che... Sono arrivata alle spalle... Come il robottino che poi viene installato sul Millennium Falcon. L5K qualcosa, ma non mi ricordo com'è. E che non mi sta sentendo Shinmei, perché sennò mi avrebbe già risposto. Non solo nella carbonita, ma con la panna. No, non nella carbonara, cioè. E poi la carbonara non si fa con la panna. Gigi, che cazzo mi parli? Cioè... Sarò eretica che io magari la carbonara la faccio, mi piace con l'uovo cotto, ma non ci metto, non ci metto la panna almeno, dai. Cioè. Momo? Com'è che si chiama il robottino che viene poi installato sul Millennium Falcon? Il robot che viene installato sul Millennium Falcon. L5? Ma non te lo stai ricordando? Di solito ti ricordi tutte ste cagate. Questo ha detto che non la ricorda. Beh... Volevi scatenare l'ira di Chewbacca? No. Ho una felpa pelosissima, quella di Chewbacca con la bandoliera. Per farti capire quanto sono fan. L337. Ah, L3E37, come che? L337. Ah, L337, ok. Perché non mi abbiamo chiamato L5? Perché non mi facevo scrivere in tab. Può essere. E quindi, per farvi capire quanto siamo fan di Star Wars, tessuto. Ok, allora si vede che 31 rottami. Molto bene. E per un compleanno abbiamo preso per Shinmei la giacca di Han degli ultimi film. Mi correggo, 35. E non posso portare altro. Ho lo zaino pieno. Ok. Quindi se tu hai finito, andrei. No, mi manca ancora un po' di roba. Cosa stai lasciando che... Cos'è che lasci? Bottiglia ci va variata pietra. Sì, è la stessa cosa. Che te devo dire? Trovo solo quello. Dai, ti proteggo le spalle io sto giro.
partito in quarta. Cinque. Quello si è rimasto bloccato lì. Ok. Devo fare il giro. Terra. Terra. E cinquina. Buona. No. Scusa, guardavo ero dall'altra parte. Sai che abbiamo altro tema di Star Wars? Ah sì, mi ha regalato un libro di cucina. No, aspetta, di Star Wars. Sì, il libro di cucina. Che poi ho anche di Harry Potter, di Dungeons and Dragons. Quanti altri libri di cucina ho? Qua dietro? No, è lì. Ma da un po' che effettivamente non faccio nulla di quella roba lì. Poi mi ha regalato anche il libro di Chef Hiro. Credo che lo conosciate. Signora, rimanga giù per piacere, eh? Grazie, gentilissima. Come va? Una merda. Una merda. Una cinquina. Fatto la guardia del corvo, vabbè. Su Freddy Goblin. Sai che non mi ricordo cosa c'è? Sarebbe da guardarci. Chissà, magari prima o poi la faremo una live di cucina. No, non credo. Manco scusa. Hai preso me.
Avevi preso me. E me ne sono accorto. Ma io mi scuso per ogni volta. Dicevo, salve signora, cosa hai intenzione di fare lì su? Ma io chiedo scusa però. Aspetta, ho fatto un giro giro tondo e mi sta girando la testa. Vediamo. Non dovrebbe arrivare nessuno, no. Ma hai fatto lo zainetto più grande? No. È così sfiga stai avendo che siamo al terzo giro. Che ti devo dire? Hai visto cosa sto buttando per terra? No. Dai, su, alzati, veloce. Allora, mezzo. Signora, pure a lei. Ne arrivano due, tre. Signora, poteva farsi gli affari suoi però. Ok. Andiamo, va prima che spacco sì. Tutto. Cosa vogliamo fare? Ah, io devo fare un altro giro per forza. Ok, va bene, vengo con te. Ah, perché altrimenti non ce la faccio a fare un giro di là. Vado un attimo nel lettino. Sì, arrivo anch'io. Ma tu riesci a fare i picconi di ferro? Per ora no. Arrivo, eh.
Così duro? Ma davvero? Niente, io non ci posso credere. Lasciamo perdere. Non comment. Non comment. Non ti dico quanto sono duri quei cazzo di cormorani. È possibile, cioè manco cioè non ho voluto insistere con i chiodi perché duri. Arrivo, vado a prendere dell'acqua. Aspettatemi due secondi, facciamo un attimo di giro. Mi porti l'acqua per piacere? Si è alzato? C'è? Ancora lì. Io volevo recuperare qualche cormorano, ma... Grazie, gentilissimo. No. Tutto ok? Sì, tutto ok. Ah, stavo per dirti, non ti ho menato così tanto da... Anzi, non ti ho menato proprio sto giro. No, l'oggetto che mi ha preso. Ah, ok. FIB? Non commentiamo per piacere. No, non è un incidente. Ah.
Siamo bloccate? Sì, la figuraccia sì, l'incidente no, la figuraccia sì, vabbè, ormai le figuracce GG. Era sera quella impacciata, ma Tessa ne fa anche di peggio. Che stavamo dicendo? Non me lo ricordo più. Bottigliette. Sto giro stiamo raccogliendo un po' di bottigliette. Aspetta che c'è questi. Sono rimasti entrambi in piedi. Non sarei stata sorpresa. Aspetta, ma qui dietro ce n'è un altro di bidone. No, questi no invece. Vabbè. Aia! Aia! Poi. Ma sì, all'effettivo, oltre alla quantità spropositata di manuali, se vogliamo vederla in quest'ottica, anche i libri di cucina sono manuali. Sono ricettari, ma anche quelli sono dei manuali un po'. Quindi sì, ne abbiamo un po' tanti. Tanti. Ho dato un calcio, l'ho mandato nella stratosfera. Ha finito il primo giro lui. Primo giro finito? Già il primo è andato a me. Perché? Come mai? E con tutto il legno che sto trovando, cioè, penso di poter piantare una foca. Che cazzo butto giù a fare gli alberi? Mi chiedo che cazzo serve un'accetta quando avrò 400 di legno in casa. Boh,
Boh, io per i coltelli mi serve, quindi... Invece io so giù di manuali di fotografia, disegno, fumetto, informatica... Beh, sì. Poi ognuno ha le sue, giustamente, Gigi. Ognuno ha le sue. Aspetta, esci May anche con i manuali di armi. Perché è un appassionato di armi, quindi per gli arboscelli. Però mentre cercherà si beccherà per la legna, esatto. Esattamente. Ah, dicevo, e quando era periodo di università, di quando è stato del master, che ci siamo conosciuti, io e Shimei, manuali sulle ossa, praticamente. In italiano e in lingua. Ah, io solo Art Ninja, roba di quando ero ragazzino. No, no, Shimei di qualunque cosa. Shimei di qualunque cosa. Soprattutto pistole. Tutto pistole. Poi qualche... No, manuale... Non sono proprio manuali d'arte. Sai quelli delle mostre? Qualcuno di quelli, ma non tantissimi. Magari sono collegati a qualche mostra che abbiamo visto. Quando siamo stati in Giappone ho recuperato il quegli album da collezione per il venticinquesimo e trentesimo anniversario di Sailor Moon, in giapponese naturalmente. Vabbè, poi libri a non finire perché quelli, cioè... Abbiamo qualche manuale, se vogliamo chiamarli così. Di lingua. Forse è il caso chiamarli dizionari. E sempre una ragazzina, questo libro su aeronautica e da combattimento più manuale per ottenere brevetto di volo. Ah. Questo, questo e questo. Giovi, grazie per il follow, benvenuto. No, ma è da un po' che non faccio una cucina un po' particolare, magari. O qualcosa di diverso dalla solita roba. Purtroppo sono... pigra, purtroppo sono pigra. Ma ultimamente mi sono fissata anche un po'. Cioè, non fissata. Signora. Lei rimanga per terra, mi raccomando. Mi sono bloccata dietro una colonna. Stavo dicendo, mi sono persa. Mi ha distratta la signora, mi ha distratta. Tutto bene? Sì, sì, tutto ok. Perché ho sentito sparare. No, 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 ho sparato io.
Più fortuna questo giro? Non commettiamo. E vediamo cosa riusciamo a fare. Check. Signorina, se ne può andare da questa zona? Sì, scusi. Grazie. Dica a tutti di farsi un giro per un paio di minuti. Ma dai, che schifo. Non è che vogliamo cambiare zona. Non cambierebbe niente. No, più che altro c'è ahimè i suoi. C'è? All'inizio c'è ahimè i suoi. Oh, sono almeno 10 cassonetti lì che mi hanno fatto saltare. No, da lì credo. Schifezza mia di prima, cioè, io sono stata più fortunata forse, di nuovo una ventina di rottami. Piacerebbe capire lui a che altezza è. Wow.
Fammi il giro dalla parte inversa. Aia. La quantità di tessuto. Adesso che rientriamo, ci guardiamo perché... Cioè, io capisco che serve per gli zaini, per carità. Era il contrario. Pietre adesso? Dobbiamo fare il giro strano. Appena presa. Allora, siamo noi anche qua. Te pareva. Sì. Comunque il fatto che dopo un po' la roba despawni è ottimo. Non so se avete notato che dopo un po' la roba sparisce. Ok, vabbè. Io non ho più spazio. Fox, ok? Vabbè, ogni volta. Fox. Boh, non mi risponde più.
crashato. Aia. Oh, scusa, scusa. Mi ha fatto male. Adesso andiamo un attimo al lettino. Piccione mio. Ancora? Ma come cazzo è possibile? Come cazzo è possibile che... Quanti cazzo di chiodi mi ha fatto con sua per una piuma? Anche no. È un'infinità. Un'infinità. La quantità di zombie che ci sono adesso è impressionante. Ma lo vuoi, te lo devo studiare io o lo vuoi studiare il ferro? Ok. No, no, fallo, fallo. Ok. Studio. Ah, tu dici che ti serve? Sì, sì. Io direi che tessuto non ne raccogliamo più, eh. Tessuto non ne raccogliamo più. Il riposo. Scusami, non eravamo così. Ma quindi ogni tanto si bugga e poi si risistema. Non avevamo così tanto studiato. Tipo per esempio adesso non ce l'ha data. Adesso sì. Posso dire che per essere arrivata a livello 10 poter fare solo la carta mi sembra una presa in giro. Oh, vabbè. Abbiamo finito, abbiamo finito. Andiamo 6. Ho bisogno di cucinare. No.
No. Fox, dove cazzo è finito? Torno in là. Lo so. Non ho capito dove cacchio sia finito. Check. Ehi, dove sei? Ospedale, giù in città. Scusa? Come ci sei arrivato in ospedale? Hai ancora tutto con te, non saprei nemmeno se venirti a prendere. Bene, ti aspetto di qua allora. Almeno ti aiuto pure io a trovare sta cazzo di corda. È la spiaggia. Bisogno di coltelli. Bisogno di coltelli perché abbiamo bisogno di cibo. Non ho visto le esche, quanto... Tre di Puma, non... Ti ho visto due, tre invece. Va bene. Atterrato. Si è svegliato in ospedale. Che cazzo è che l'ha atterrato? Vai a capire perché voi. Te ne serve.
È assai. Calcola tipo... che per tipo 20. Fammi sapere quando ci sei. Tempo di rientrare, sono in città, non so neanche dove cazzo sono. Sì, sì, intendevo da queste parti quando sei qui alla spiaggia. Oggi l'uomo ha studiato un po' troppo, mi sa. Signorina, lei quante pagine ha letto? Vabbè, io potrei fare una battuta adesso, in questo momento. Ma... cugina, mi vado a riposare, poi se vuoi andare a fare un altro giro. Fammi fare un altro coltello. Aspetta, vieni un secondo. Ho deciso di vestirsi viola. Questa lo è vera. Tanto la devo... deciso di vestirsi di viola. Al 65esimo ti serve, eh? Lo so, perché sicuramente sbloccherò l'altra cosa, Tony, immagino. Tony, imparerò a costruire l'altra cosa, quella più utile ancora. Ecco, esatto. E ci serve l'aloe vera, vero? No, guarda. Esatto. Vabbè, no, le bende le ho. Quante ne servono? Tutto bene? Sì. Avete deciso di vestirvi di viola? Yes. Mi dai una... un secondo solo, aspetta. Sì, tranquillo. Alzo le mani. Tranquillo, ci mancherebbe. È che se non fosse che siamo con i chiodi numerati... Stavi dicendo? No, niente, che non ero sicura di riconoscervi. Sì, siamo noi. Sabbe! Come state? Tutto bene. Che si dice?
No, in realtà tutto tranquillo, stiamo facendo un giro, la vediamo se riusciamo a capire chi è che sta all'acciaio, eccetera, eccetera. Perché c'è stato detto che oggi è stato detto a qualcuno, quindi c'è chi sa chi è, dov'è l'acciaio. Ok, mi hanno detto che qui è da liberare entro stasera. Sì, sì, tanto ce ne andremo tutti quanti, perché anche Lucifero ci ha detto di andare insieme ad altre, alle altre persone. Quando si sposteranno anche dalla biblioteca, perché verremo spostati da lì. Qualche giorno fa qua da noi. Ok, me l'ero perso sto pezzo. Sì, perché non c'eri più. Ah, ok, va bene. Ok, ci sposteremo di là, va bene. Mancherà sta spiaggia. Sì, ma tanto ci spostano anche dalla biblioteca. Ah, sì? Yes, sì, sì, no, ma infatti per quello ce ne stiamo andando, perché tanto spostano tutti anche dalla biblioteca, ci spostano in un'altra zona. E per quello ci ha consigliato di andare con gli altri. Ok, tutto va qua. Va bene. Ma ciao patata. Dimmi. Tu sapevi dove mente Salvia? No, tu lo sai? No, perché c'è già più di una persona che me lo chiede. Non erano i ragazzi quelli mente bici? Salvia, sì, ma ci sono i punti e loro ti danno mente Salvia per un sacco e ti dico che molte non servono a niente. Tipo una inutile serve soltanto per il mal di stomaco attualmente. Se noi stiamo mangiando tutti a posto, quindi. Ah sì, vabbè, quello sì. Ora come ora non me ne faccio niente, era giusto per capire. Vabbè, dai, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ci aggiorniamo magari se vi va ogni tanto. Quando vuoi. Noi non ti abbiamo più vista. Oh, adesso io ti ho beccato un infinito. Sì, perché purtroppo sto facendo un po' di orari strani. Vabbè, ci sta. Vabbè, ti lascio che stiamo andando a fare cogliere altre cose. Tranquillo. Ciao, ciao. Ciao tesoro. Ciao, ciao. Eccoti. Allora, tutto a posto? Tutto bene? Ho avuto un incontro ravvicinato con non so che cosa. Va bene? Bisogno di essere curato, di essere... No, già fatto io. Non posso così. Ok, va bene. Non lo so, volevo fare un ultimo giro in miniera prima di andare via, di andare a riposare. Ok. No, stavi facendo qualcosa? No, vado a prendermi da mangiare. Ok. L'hanno accoltellato, non credo da un'entità, non credo che un'entità l'avrebbe accoltellato. Ok, dopo un po' sparisce, vedete? Ottimo. Una lama demoniaca. Occhio. Aia. Tranquillo. Tanto se è finito in ospedale non lo sapremo mai, perché non, se non glielo dice qualcuno, non, cioè 2 ore, quant'è che non se lo può ricordare. Romero, non ricordo un po'. Fai un salto. Sì. Ne abbiamo 6 a sto giro di picconi. Dai, vediamo. Signore, tutto bene? È tutto ok.
Sì, sì, tutto bene. Sì, tutto ok, tutto ok. No, perché altro ho visto delle ferite. Se vuole sono un medico. Se vuole... No, non problema, già fatto. Ok. Grazie lo stesso. Che? Okay. Mi hai dato un accenino tu? Non era tuo. Ah sì, era mio, sì. Non ne ho, ma tanto non mi servono con quell'inferno. Devo aver visto... Gabbiano? Gli uccelli. Stupidi uccelli. Dai, l'ultimo giro di miniera e poi stacco. Ok. Mi dica, sì. Prego. E questa è un'ottima informazione in realtà che servirebbe anche a me per fare il piccone avanzato. Non lo so. Mi senti? Io davvero non lo so. E di che? Dici, dimmi. Magari. Dov'è il punto di... Non ho capito. Lo sto cercando pure io in realtà, quindi... E chi sono questi tutti? Perché sono interessato pure io a parlarci. Così. Secondo me dobbiamo cercare il signor tutti, non... Ho perso. Mi sono distratto un attimo. Mi aspetto qua, che ti devo dire? Vediamo. Un cervo che sta scollinando. Hai fatto merenda? Bravo Gigi. Un problema enorme se non recuperiamo anche del cibo nel frattempo. Dopo che siamo stati in miniera, nel tornare indietro, però gentilmente tiriamo giù qualche cervo. Ok. Ce l'hai un coltello o te lo faccio? Lo sei.
Sono sulla pietra di fronte a te, ma non mi hai risposto. Ce l'hai il coltello o te lo faccio? No, cos'è? Se puoi scrivere, no? Comunque, va bene, grazie. La persona che ti dicevo, forse l'ho vista. No, coltelli non ne ho. Ok, te lo faccio allora. E a quanto diceva Eris, è stato anche Lucifero a dire di andarsene da qua. Non lo so. No, te lo sto dicendo. Te l'ho detto. Te lo sto dicendo che me l'ha detto. No, poi ci parlo con Lucifero, qual è il problema? Ti prego, andiamo, facciamo l'ultimo giro che poi devo staccare. Devo andare un attimo a riposare. Vai, tranquilla. Ci fermiamo al ritorno allora a caccia. Ok. Ok. Ti ho sentito. Mi hai sentito? Sì, stai urlando. Ah, appunto. Ti ho sentito, sì. È che non volevo urlare da mia volta. Ho capito, siamo a fianco. Mi raccomando, se becchiamo il puma. Sentito? Pedala, pedala, ciao Scar. Hai staccato Scar? Finisco di fare sti giri. Finisco di fare sti giri. Che io di solito il sabato non faccio live. Però oggi. Ma dai. Mi fanno male braccia, schiena e gambe per quanto sto pedalando. Basta. Guarda, mai. Ma guarda, finché pedalo preferisco che correre a piedi. Preferisco in bici che a piedi, perché mi stava venendo, cioè mi era venuto il tunnel carpale per quando stavamo correndo a destra e a manca. Abbiamo fatto dalla spiaggia alla fortezza, perché ti ricordi, perché ti abbiamo incrociato, fino alla fortezza e poi dalla fortezza in biblioteca a piedi. Sincero, vorrei l'acciaio e farmi la moto, ecco.
Aeris diceva che qualcuno lo sa. Che a qualcuno è stato detto. Beh, no, poi dici. Lo sai, ecco, vedi. Io stasera non ci sono, per esempio, perché me la prendo tranquilla oggi. E ripeto, il sabato di solito non faccio proprio live, ma col fatto che ieri pomeriggio non stavo abbastanza bene. Sono in piedi terra, maratone di bici, tiro a segno. Miseria, guarda quanti uccellini. Ma mi sono persa... No, ok. E allora, occhio che da queste parti c'è il puma. Eccolo. Puma. In testa, buono. Vieni, vieni. Pronti? Quando vuoi. Vai. Ok. Bacca merda, solo una. Beh, meglio di niente. Andiamo. Tre chiodi per un... sì, per un puma, vabbè. Poi mi chiedo se c'è il puma, dove sarà Adidas? Aspetta che mi sono persa, dobbiamo scendere, dico, dobbiamo scendere. Beh, perché no? Vedi che a volte scompaiono, eh. Ne approfittiamo, finché ce lo fanno fare. Che ce lo fanno fare. Qui sopra ce n'è uno di solito. Così come anche per la carne, per sfogliare i cervi. Hai visto? Non c'è. Vabbè, dai. Il palo! Mamma mia, ho visto il palo in faccia. Va bene. Buon riposo, Scar. A domani. Ci becchiamo domani. No, dopo non ci sono. Stavo proprio finendo di dire. Di solito il sabato non streamo proprio. Ma col fatto che volevo recuperare la live di ieri pomeriggio, ci sto. Quindi ci vediamo direttamente domani. Passo un po' di tempo con mio marito il sabato. Ciao ciao. Togli sto coso che non ci vedo una ceppa. Vediamo se non muoio di fame, perché non me lo son portato il cibo. Grave. Grave Matt, grave. The Crown e Marchione Andrea, grazie per il follow. Benvenuti. Ben arrivati. Adesso stiamo qua. Farete i bidoni? Buonasera. Abbiamo già fatti i Vix. Abbiamo fatto un botto di bidoni prima. E a una certa ci siamo persi anche. Sì, perché non ho niente di cotto. Brava la stupida. La stupida, naturalmente, sono io. Stupida perché i birboni.
No. No. Andiamo di recuperare qua. Tutti i materiali. E dobbiamo studiarceli per salire un altro po' di pagine. No, ma preferisco un pochino far così, poi vediamo. Tempo al tempo, vediamo anche... Ne abbiamo fatti di picconi 3. Mi dà fastidio quando sta succedendo. È tutto a posto? Forse sì, sta solo facendo vedere un ragazzo. Sì, credo di sì. Infatti guardo, io torno indietro. Sembrava ti stesse inseguendo per qualcosa. No, no, tutto ok, tutto ok. Serve un pennuto. Magari. L'ho appena buttato giù. L'ho schiacciato. Dov'è? Oh sì. Grazie. Mi piace, ti serve un pennuto. Anche perché credo se avessi detto diversamente sarebbe stato un po' equivoco. fumiamo qualche altra sigaretta. Non ho visto quanti. Abbiamo altri due picconi, ok. Facciamo quello dei presenzi anche su Terra. Ormai. Ormai. Dobbiamo fumare abbastanza perché abbiamo ancora... due picconi. Ok. Sì.
Sì, ma magari fanno una creatura apposta per i doppi sensi? No, non credo, cioè... Non credo. Quindi alla fine Lucifero ha detto di lasciare la spiaggia, che ci sposteranno anche da lì. Va bene. Cioè, di spostarci in biblioteca, che poi ci sposteranno anche da lì. Oh, che fastidio quando si muove tutto. Posso dire che però l'apprezzo il fatto che continua a minare finché non lo finisce il piccone. Ecco, questa è una cosa che apprezzo particolarmente. Solo 3 di ferro? Che brutto! A sto giro. Su 6 picconi solo 3 di ferro. E sigarette ce le finiamo. Che se no... Anche perché dobbiamo andare a caccia, quindi... Mannaggi. Vabbè. Vabbè. Fatto. Fatto? Ok. Sì. Vediamo se becchiamo di nuovo il puma, se no poi andiamo a caccia di cervi. Ok. No. Perché? Se ho la sensazione che qualcuno mi stia osservando, ma non mi sembra di veder niente. Tu eri. Non ne ho idea. Vabbè, andiamo. Andiamo, andiamo. Sicuro? Sì, tanto posso fare diversamente. Se mi stanno guardando, cioè, posso farci poco. Una brutta sensazione.
non lo so. No. Ora devi star bene. Sì, però... Non è che hai lavorato troppo. No, non credo. È anche una brutta posizione, abbiamo le montagne sulla sinistra. Sì, sì, sì. Andiamo, andiamo. Mi strano. Almeno mettiamoci al riparo. Sì, sì. Aspetta, ho scritto maiuscolo. Andiamo. Mannaggia. Senti, la situazione è strana. In che senso? Mi continuo a sentirmi osservata. Non lo so. Continuo a sentirmi osservata. Ma... Spostiamoci da qui. Sì. Addirittura. Aspetta che mi rimetto la maschera. Adesso abbiamo anche la montagna a destra. Lo so, ho scelto i posti peggiori per fermarmi, ma... Ma dai, mi starò imparanoiando, che cazzo, cioè, non è possibile. Lo so. Non lo so, già il discorso spiaggia, università, è un casino. Prima una voce ci dice di stare alla spiaggia, poi ci dicono di andare dall'altra parte. Poi mi trovo quell'edificio, poi mi risveglio all'ospedale. Cazzo devo fare? Sai, non... È come se fosse passata, non... Non la sento più. Cioè non ho più quella sensazione di... sentirmi osservata. Sì, dai, mi sto imparanoiando, cioè ormai mi sto imparanoiando, non è possibile. Andiamo a caccia perché sennò io adesso schiatto dalla fame. Dietro ce ne sono tre. Ah, sì. Quale preferisci? Più lontano o più vicino? Provo il più lontano, spero di prenderlo da qui. Va bene. Vado. Troppo lontano.
Ci sei? Vai, vai. Vai, vai, vai. Dall'altra parte ce n'era. Ma se proseguiamo per andare verso casa invece di scendere? Guarda, sono lì. Lo so, dobbiamo scendere però. Allora andiamo. Andiamo più avanti, ce ne troveremo più avanti altri. Sono scomodi questi. Sì, va bene. Ah, odio questa bici. La posso fare. Hai riso? No. Sì, hai riso, sì. No. Sì, l'ho sentito. Non ho riso. Ma che cazzo? Sento una ragazza ridere. Non sono io. Sicuro di non essere tu a lavorare? Qua sotto. Qua sotto? Ma mi sembra strano. No. Ehi. Tesoro, io non sento nessuno. Poi è partito in quarta proprio. Ma che cazzo? Ehi. Ancora, vedi, ancora, ancora. No, non la senti? Io... No, non sento nessuno. Ma faccio così ridere? No. Prima la sentivo molto vicina, come se fosse bisbigliata. Ok. Adesso stai iniziando veramente una dietro l'altra. Come se si stia divertendo. Ti diverti? Adesso esce fuori un altro di quei tizi strambi che prendono fuoco o che fanno le cose strane. Ah, boh. Che cazzo. Non mi devo fare domande. No, no, no. Nessuna domanda. Non capisco no. Perché tu non voglia farti domande. Perché non mi devo fare domande? Che cazzo di domande mi devo fare? Cioè, c'è della gente che prende fuoco, c'è... Gente che sparisce, gente che viene sollevata in aria, gente aspetta. Che viene portata in giro. E io dovrei farmi delle domande. Che cazzo di domande mi devo fare?
Scusa, no, ho capito perfettamente, ma è come la sensazione che avevo prima io. Cioè, ok, va bene, cioè, sì, basta che fai divertire anche me, però, perché così non è divertente. No, non è divertente. Senti ridere ancora? Già, ma questa volta è come se avesse parlato. Sì, magari ci divertiremo insieme, sì, sì, però vorrei divertirmi anch'io. Così non è divertente. E ci si diverte di più, se ci si diverte tutti. Ok. Apposta. Cosa? Apposta. Cioè, non riso ancora. Continua a farle domande. Magari prima o poi ti risponde. No. Mi ha detto che prima o poi forse ci divertiremo insieme. Gli ho detto che vorrei divertirmi anch'io, non soltanto lei. Ha riso ancora. Adesso sento solo il silenzio. Sì, sento solo il vento. Ok. Quindi tu prima ti sentivi osservata? Sì, c'è stato un momento come se ci seguisse. Ma è stato un attimo fugace. Sensazioni strane. Ma del resto quest'isola è strana, no? No, sto cercando di capire se effettivamente quella sensazione che hai sentito tu di come se qualcuno ti stesse osservando possa essere quella tizia che rideva. Non ho idea. Facciamo due passi. Sì, sì. Sono anche lì i cervi. Se... cioè, secondo me non dobbiamo uccidere i cervi a sto punto. Moriremo di fame. Non possiamo morire di fame, tesoro. Non ho altro da cucinarti. Mezzo coltello. No, sono dall'altra parte, niente. Va bene. Andiamo a piedi. Tanto sono poco più avanti. C'è così ridere? No, adesso mi sta facendo ridere la situazione. Cioè, vedi, ridi anche te. Cazzo, ma non sto ridendo. Vedi, non hai sentito, ho detto, non mi fai ridere, mi fa ridere la situazione. Vedi di sparargli appena si alza. Tienilo puntato, appena si alza in volo. Niente. Forse l'hai preso. No, l'ho preso sicuro, non è che okay. Forse l'ho preso. Scuoglialo tu a sto giro perché... Vai, vai, vai. È per il cibo, non altro, se no... meno un cervo riesco a prendere. Che cosa? Che cosa? Ma vabbè. Ricevo, solo per un cervo ce l'ho. Perché non pensavo di raccogliere... Grazie. Dai, corri, corri, che ti fa bene l'aria fresca.
Si è divertita Nina. Si è divertita Nina. Ok. Ci siamo. Ciao Nina, ti vogliamo bene, infatti Gigi l'ha scritto, Nina può fare ciò che vuole, è vero. Mi hai preso però che stavamo per chiudere, almeno io sto per chiudere. Ci sei? Vai. No, no, ci siamo divertiti, anzi, tranquilla, quando vuoi. Ci sei? Quando vuoi, Nina, davvero? No, vabbè. Adesso le stressa a palla. Ne vuoi prendere un altro? Esatto. Quando vuoi, tesoro. E tu, guarda, guardalo, guardalo. A muso duro. Che belli sti cervi che volano. Sì, i primi giorni ho avuto un sacco da fare, quando non ho fatto molto, ma vengo a farmi di altar shaming ogni tanto, va bene. Ripeto, quando vuoi. Quando vuoi, perché ultimamente stiamo solo farmando e basta. Purtroppo la lore non so come riesco a skipparla puntualmente. Non so come sia possibile, quando succede qualcosa io sono da tutt'altra parte puntualmente. Ok, si è rotto anche il mio. Andiamo allora. Sì, è bella questa cosa che non c'è l'orario. E che cavolo, eppure stanno sempre a far roba. Ti garantisco che puntualmente, quando c'è qualcosa, la evitiamo. La evitiamo proprio, cioè, non so come, c'ho questo dono, che quando succede qualcosa riesco a evitarla. Oggi, allora, sono andata a parlare con Aure oggi, con Salakir, per capire, Salakir, per capire un attimo sta cosa della spiaggia. Ah, io non ne so niente, va bene. Ho beccato Eris, ma tra un po' sarà più facile appena si dividono un po' le persone, sì, probabilmente sì. Beccato Eris, Ele, e mi fa, ah no, ma sì, Lucifero effettivamente l'ha detto che possiamo andarcene da qua, tranquillamente. Ah, ok, va bene, tanto siamo rimaste qua per lui, quindi, ok, d'accordo. Quindi... ottimo, no? Io mi sono un attimo allontanata da loro perché mi stava... avevo troppo bordello in testa, eravamo già in tanti e allo stesso tempo pochi, però eravamo in tanti, già troppi, e sembrava un po' Groove 2, ho detto datemi un attimo, mi allontano poco poco, magari più avanti ritorno, però datemi un attimo. Mi sono allontanata un pochino dal loro gruppo. Tra l'altro l'altra sera mi credo ti stessi che ti stavo cercando, solo che non mi ricordo come si chiama il tuo PG. Mi ricordo Sera. Mi ricordo Sera.
E quindi ho detto, vabbè, quando mi ricorderò effettivamente... No, ma infatti, cioè, avevo un po' di roba, troppa roba in testa, ho detto, facciamo che poco poco mi allontano, poi... Cioè, meglio farlo adesso, allontanarsi, che un domani, in caso poi, a comunità avviata, perché poi diventa un bordello. Non che io con i ragazzi non mi diverta, però volevo un attimo staccare. Te ne posso dare una subito? Sì, sì, sì. E poi devo andare più. Questo, questo. Mio contate. Ok. Sì, sì. Serana, ma sì, me la sto giocando in loro anche quelle. Sono stati molti cambiamenti. Ho intravisto Patrick, qualcosa, sai? Sì, sì. Travis non c'è, aspetta. Ho bisogno Travis, di due pezzi di darci carne la roba da mangiare. Non ci sei. Mangio, che ti serve lavoro per... questi. Dimmi. Che ti serve per fare i coltelli? 5 di rottami, 2 di nastro e 2 di legno. Arrivo. Prima che svengo. Serana, vedi, qualcosa me lo ricordavo. Sera, perché... Rimasto in testa sera per me, sera, quindi Serana, sera. Solo che non vedendoti vestita alla stessa maniera... No, che sto a fare? Ferma. Ho detto, vabbè, non la trovo, non ci sarà, pazienza. Quindi... Ok, mi devo stendere prima che vomito io Earl. Perché c'è la mia manina che ho toccato? Ok, niente, c'è il mouse. Niente, non credo perché c'è il mouse. Aspettate un attimo. Perché mi è rimasto del die di prima? All'incirca, sì. Scopriremo. Niente, mi è rimasto questo... Ok, ce l'ho fatta. Lo scopriremo, sono curiosa di scoprirlo, sono curiosa. Solo che a una settimana mi stanno ancora sfuggendo i pezzi e vedremo. Mo stasera io volevo finire di fare ste cose per chiudere. se la Kir parli di eleganza riguardo alla sua natura, l'adoro, io lo dico, ecco. Ci ho parlato pochissimo con Selakir, perché l'ultima volta mi ha dato buca, mi sono innervosita e non ci ho più parlato. Non più parlato perché poi ci abbiamo parlato prima. Però sto riducendo i contatti, nonostante voglio andare a caccia, perché... Avete visto? Quello faccio praticamente. Guarda, c'è... Molta lor dietro, ecco. È arrivato Turi. Ti sei divertita anche con lui, Nina? Quanto rame a sto giro. Minchia, sì, queste cose mi divertono un sacco. Bene, sono contenta. È vero invece che c'è il contrario, morsi sui polpacci. Guardali come ti fanno la corte, Nina, guardali. Riuscirò a fare un altro livello, così, giusto per arrivare a pagina 15? Non credo. Hai bisogno di coltelli, tu? Guardalo che nemmeno mi risponde.
Cox? Ah, dei Chamà. Con chi sto parlando? Sei capito? Che ne so, stavo guardando il banco e non vedevo che avevo vicino. Hai bisogno di coltelli, quindi? Ah sì, ma non ho un cazzo di rottami. Perché vabbè, ti ricordo che mi sono svegliato da un'altra parte. Senza niente? No, no, ce l'avevo la mia roba, ma non avevo finito. Ok, ok, allora dammi il tempo che finisco qua e te ne faccio un paio. No, ma ne basterebbe anche soltanto uno, perché tu stasera ti svegli? No. Ok, andavo, se non ti svegli, sì, mi servono almeno due coltelli. Pagina 15! Che altro perché quello che faccio io non funziona. Almeno che non posso scuoiare con l'accetta. Potrò scuoiare con un'accetta. No, lumino. Stack di frecce. Arboscelli, pietre, pietre e puma. E piume. 25 piume! No, 25 piume no! Possiamo fare la balestra? Non me ne faccio la ceppa, non me ne faccio. Grazie. Grazie, non me ne ero accorta. Guardate i coglioni, vai a farti il bagno. Ecco. E basta. Non faccio la corte. Non scherziamo, i 2 euro viene da Cagliari, mi fa dirlo. Quanto che il mio conterano non mi permetterei per cacciare buona. E non solo. Ma sono 25, non so dove stanno gli arboscelli, Nina. Sono 25 piume e non so dove stanno gli arboscelli. Che bordello! Mi volete male, mi volete. Allora, aspetta che faccio 2 o 3 coltelli. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allora, vieni qua. Dammi un attimo. Dimmi. 3. Ti faccio 3 coltelli. Ti devo 15 rottami. Tanto. La gente non parla. No, non, cioè, la gente non parla. È proprio zero, proprio in una maniera impressionante. Posso fare balestra e frecce, ma per le frecce servono gli arboscelli, che non ho idea di dove cazzo siano. In più, per le frecce ne servono 25 di piume. Ne fanno 125, però sono 25 di piume. Ah, che volevi? Un regalo. Poi un regalo, che regalo vuoi? No, me l'hai già fatto, tranquillo. No, posto. Grazie. Allora, alza le mani. Fare piedi di porco? Sì. 1, 2 e 3. Tieni. Sì, anche io. Ok, me ne metto via. Mi parlo? Faglielo tu che io sto con un sacco di roba. Devo vedere se... Ma che carina che è! Ma guarda, ma c'è scritto Terap! Ma che carina che è! Aspetta. Vabbè, basta. Mi sto gasando per troppe robe. Allora. E dai! Io direi che tessuto non ne raccogliamo più. Così. Ne ho tipo 320. Finisco di fare il ferro, che mi manca poco. Appunto, io ne ho 200 e qualcosa, quindi direi che tessuto non ne raccogliamo più. Andiamo 3, un attimo a stenderci, che non ho secondo. Fatto male. Aia! Ah, mannaggia. Andrò a rompere le palle a scar domani per gli arboscelli.
È quello con cui abbiamo un po' preso confidenza. Un po'. Sì, infatti sono arrivata a pagina 15 e balestra e frecce. Sarebbero gli ideali per la caccia, ma per le piume devo diventare scema. E soprattutto per gli arboscelli, perché io non ho idea di dove possano essere. Zero. Non ho idea. No. Di solito si staccano dagli alberi, ma non ho idea. Sai, siamo circondati dagli alberi, però... Devo provare a fare una cacchio d'accetta e vedere se funziona. Non ne hai però, Rottami, hai detto, giusto? No. Ne servono 15. Se vuoi la faccio io, eh? No, no. Aspetto te. Tanto, adesso si va a riposare, quindi... Mm-hmm. E direi di mettersi in alto. Già, qua è diventato un problema. Sì. Vieni da qua. E fare... Fox. Sono qua su. Qui su, io volevo. Dove volevi andare? Dov'è che volevi andare? Vabbè, uguale, a posto. Ah, oh, mannaggia. Boh, buon riposo. Ci becchiamo domani. Ciao ciao. Se ti svegli più tardi poi raccontami, eh. Ok. Ma penso di lavorare se mi sveglio. Va niente bene. Di più. Mi raccomando un po' di caccia. Ok. Ciao, ciao. Altrimenti muoio di fame, quindi. Sì, altrettanto. Buona, ciao ciao. Ciao tesoro, ciao ciao. Ah, mannaggia. Mannaggia, mannaggia. Boh! Magnoni. Magnoni. Chi è che c'è in live? C'è qualcuno da cui mandarvi? Senza mandarvi sempre a quel paese? Non riesco. C'è gente, ma non riesco mai a mandarvi da nessuno, quindi lasciamo perdere. Boh! Io vi auguro un buon weekend. Io credo che adesso recupero Shimei e ci facciamo un'altra partita Descent, il gioco da tavolo. E ringrazio Nina che è passata, che è stata qua con noi per un pochino e anche per il piccolo poppone che ci ha fatto. E ringrazio tutti voi naturalmente di essere stati qua con me. Grazie per la settimana. Ci vediamo domani, non lo so domani pomeriggio, non ne ho idea, ma sicuramente domani sera, ok? Ciao a tutti, buon weekend, un bacione, ciao ciao!